oggi tutti gli spettatori presenti, si chiama Rosmarina ed è una fiaba palermitana. Allora, c'era una volta un re e una regina che non avevano più. Il re e la regina passeggiavano spesso per i giardini del castello e guardavano tutti gli animaletti con i loro cuccioli, gli uccellini che davano da mangiare ai piccoli nel nido, i fiorellini con le gemme, e si domandavano: guarda un po', tutte le creature di Dio hanno figli, hanno i cuccioli, e noi che siamo re e regina non abbiamo neanche un figliolo. Poco dopo tempo la regina divenne madre, ma non fece un bambino, fece la pianta di rosmarino e le dava da mangiare tutti i giorni il latte, di capra, 4 volte al giorno. Un giorno venne a trovarli un loro nipote, che era un re di Spagna, e si fermò qualche giorno nel regno e, passeggiando nel giardino con la regina, disse: signora maestà, che cos'è quella? E la regina rispose: signora maestà, questa è la mia pianta, il mio bambino. Il re di Spagna rimase incantato da quella pianta di rosmarino, talmente tanto che decise di rapirla. E quando andò via, prese la pianta, la mise in un vaso, la mise sulla nave, prese una capra per il viaggio e partì. E andava così, guidando la nave e mangiando la capra per dare da mangiare alla pianta 4 volte al giorno l'acqua. Arrivò in Spagna con grandi festeggiamenti e la prima cosa che fece, prese la pianta di rosmarino e la trapiantò nel giardino. Prese una capra, anzi prese tante capre, e le diede al giardiniere e le disse: questa pianta non deve mai rimanere senza latte, bisogna darle da mangiare 4 volte al giorno il latte. E così andò in camera sua, prese il suo zufolo, perché volete sapere che questo re amava tantissimo la musica e passava giornate intere nel giardino quando non lavorava a suonare le zufole. Quindi prese il suo zufolo e, tutto contento perché era appena tornato, si mise a cantare e a suonare per il giardino del suo castello. A un certo punto spuntò una bellissima fanciulla con i capelli rossi e il re disse: e tu, dove vieni? E la fanciulla disse: da Rosmarino! Il re era tutto contento, allora iniziò a suonare, iniziò a danzare, iniziò a renderla partecipe di tutta la musica che gli piaceva. La fanciulla era contentissima e tutti i giorni passavano il tempo così. Lui suonava lo zufolo, lei danzava e poi discorrevano ore e ore tenendosi per mano. Sul più bello, il re viene chiamato per la guerra e deve partire. Allora dice alla fanciulla: mi raccomando, non uscire qualunque cosa. E lui dice: quando tornerò, ti farò mia per sempre. E suonerò dal mio zufolo 3 note. Tu saprai che quello è il segnale e significa che io sono arrivato. E a quel punto potrai uscire. Fino ad allora mi raccomando, non uscire. Va dal giardiniere e dice al giardiniere la stessa cosa. Cioè che la fanciulla non dovrà mai uscire da Rosmarino. E quindi le dice: mi raccomando, annaffia la pianta 4 volte al giorno con il latte. Il giardiniere promette, anche perché il re specifica: se al mio ritorno troverò il rosmarino secco, ti farò tagliare la testa. E reparte. Il giardiniere un giorno va in giardino, trova la pianta e le dà il latte. Un giorno dopo torna in giardino e le dà il latte. E questa pianta cresce bella e vigorosa. Ma a questo punto della storia dovete sapere che il re di Spagna aveva 3 sorelle, che a dir la verità non erano proprio tanto simpatiche. E si domandavano per tutto quel tempo che cosa facesse il loro fratello in giardino. Perché dopo aver svolto gli affari di Stato, lui tutti i giorni passava il tempo nel giardino con suo zufolo. Allora, le sorelle un giorno cosa fanno? Vanno nella camera del re, trovano lo zufolo e lo portano in giardino. La più grande prova a suonarlo, ma non ci riesce. Ma prova, che ti riprova, alla fine riesce a soffiare e ti mette una nota. La più piccina glielo strappa di mano e anche lei prova, che ti riprova, non riesce a suonare lo zufolo. Ma dai e dai, alla fine mette un'altra nota. L'altra sorella vede la piccina, glielo strappa di mano e inizia a soffiare dentro lo zufolo, non ci riesce, ma dai che ti dirai, soffia anche lei la terza nota. Naturalmente la fanciulla interpreta questo come un segnale, quindi esce tutta contenta da Rosmarino e si trova davanti le sorelle del re, che dicono, guardando il canicolo: ah, ecco cosa faceva nostro fratello per tutto quel tempo in giardino. E iniziano a dare un sacco di botte alla fanciulla. E la lasciano tutti, quasi tutti morti di vita. E quella poverina riesce a malapena a correre dentro il rosmarino.
E così la pianta, il giorno dopo, inizia a seccare e a diventare tutta gialla da tossire. Il giardiniere, l'ennesimo giorno, va in giardino, con il suo latte, guarda la pianta. Oh mio Dio, la pianta è tutta secca, tutte le foglie sono gialle. Allora corre dalla moglie e dice: moglie mia, devo partire immediatamente, perché se torna il re, mi raccomando, tieni tu a bada la pianta, dalle comunque il latte, vediamo che cosa succede. E quindi tutto triste, prende due cose e parte. Esce dalla campagna e appena sera, quando la sera lo sorprende nel bosco, inizia a sentire i rumori della notte e per paura delle bestie feroci va su un albero e si rifugia. Appena sale sull'albero sente un rumore stranissimo, guarda di sotto e cosa vede? Si sono dati appuntamento proprio sotto quell'albero lì, Mammo Drago e Mamma Draga. Mamma Draga in quel momento chiede a Mammo Drago: Mam, cosa mi racconti di bello? Cosa succede nel mondo oggi? Cosa è successo? E Mammo Drago: niente di interessante. E Mamma Draga: ma dai, raccontami qualcosa, sarà successo qualcosa di divertente oggi? Mammo Drago sospira e inizia a dire: sì, allora oggi prevediamo, tra le tante novità è successo che la pianta di rosmarino del re è seccata. Oh mio Dio, ma come può essere successo? E Mammo Drago racconta: il re di Spagna è andato in guerra, lui e le tre sorelle sono andate in camera del re, hanno trovato lo zufolo, sono andate in giardino, hanno suonato tre note, la fanciulla pensava che fosse tornato il re, è uscita, quelle le hanno porcate di botte e quella è tornata più morta che viva nella pianta. Oh, povera fanciulla, dice Mamma Drago. Dimmi, c'è un modo per cercare di farla ritornare in salute? E Mamma Drago: sì, ma questa è una cosa che è meglio che non si sappia. E dai, dimmi che cosa è successo, dimmi, raccontami come si può farla tornare in salute. Mamma Drago contenendosi: è una faccenda che è meglio non raccontare adesso. Ma dai, di notte, siamo nel bosco, chi vuoi che ci senta? Dice Mamma Drago. Nel bosco anche gli alberi hanno orecchie e occhi. Dai, raccontami, non c'è nessuno, non vedi? Mamma Drago, allora, spazientito per farla tacere, racconta: allora, per far tornare in salute la fanciulla bisognerebbe prendere il sangue della mia crozza, il grasso della tua cugnacca, metterli in una pignatta, farli bollire e con quella miscela cospargere la pianta di rosmarino. Sei contenta? Oh, ma che bella cosa! Noi però adesso dormiamo, eh? E lui si addormenta. Potete immaginarvi il giardiniere sopra quell'albero come ascoltò quel dialogo, con il fiato sospeso. E però era l'unica soluzione per tornare a casa. Allora pensò: bene, aspetto che si addormentino, poi prendo un grosso bastone nodoso e vediamo che cosa succede. E così fa. Aspetta che i due si addormentino e appena li sente russare, scende dalla pianta, prende un grosso ramo nodoso e sbang! Ammazza i due draghi con un colpo solo. E prende un sacchetto che aveva con sé, estrae il sangue dalla crozza di Mammo Drago, estrae il grasso dalla pignatta di Mamma Draga e li porta veloce dalla moglie. Presto, fai bollire questa roba e appena è pronta chiama. La moglie gli dice: va a bollire questa miscela. Lui prende dalla pignatta il grasso, la miscela che aveva ritrovato, e con tanta pazienza, con un pennellino, cosparge tutta la pianta di rosmarino, rametto per rametto, con quella miscela. In quell'istante la pianta di rosmarino si secca immediatamente, ma esce dalla pianta la bellissima fanciulla. Allora il giardiniere comprende, prende la fanciulla per mano e la porta nel letto per sua, e dà ad avere un bel portato per stabilirsi. Il giorno dopo il re di Spagna torna a casa, la guerra è finita. La prima cosa che fa, prende lo zufolo, va in giardino e inizia a suonare. 1, 2, 3, 4, 5 note, non accade niente. Allora si avvicina meglio alla pianta di rosmarino e la vede tutta secca. Coloratissimo, va dal giardiniere: ti farò tagliare la testa! Maestà, ascoltatemi, non è come sembra. Ti farò tagliare la testa oggi stesso, di le tue preghiere. Maestà, non è come sembra. Un attimo, fatemi spiegare. Entrate di casa. In casa un corno. Preparati, di le tue preghiere. Maestà, per favore, entrate in casa. Guardate un attimo che cosa voglio mostrarvi e poi mi farete quello che volete. Il re obbedisce, entra in casa e, naturalmente, con un sacco di sorpresa, vede la bellissima fanciulla ancora addormentata. Si sveglia, vede il suo re e lui si abbraccia con una felicità, racconta le sue avventure. Mi
uimo di felicità per aver visto la fanciulla, uimo di odio verso le sorelle e colmo di riconoscenza verso il giardiniere. E naturalmente decide di sposare la fanciulla, che è consente felice. E il re, prima di sposarla, manda un invito ai suoi zii, ricordate che erano i genitori della fanciulla. Immaginatevi i genitori della fanciulla, che felicità! Vedono l'ambasciatore che porta questa lettera e scoprono, dopo 20 anni, che quella pianta di rosmarino che era stata rapita dal nipote anni prima è in realtà una bellissima fanciulla. E partecipano anche di nuovo, la fanciulla aspetta i genitori al porto felici e il re dice un banchetto talmente sontuoso, talmente lungo, che è lungo per tutta la Spagna.